e siamo arrivati al terzo valore medio che vi volevo presentare. Dopo la media aritmetica, che vi ricordo è una media analitica, abbiamo visto la moda, che è una media lasca, adesso vediamo la mediana, che è sempre una media lasca. Vi ricordo che lasca vuol dire che il calcolo della mediana non esce da una formula che coinvolge tutti i dati che ci sono, ma dalla posizione o dalla rilevanza di uno di questi dati. Che cos'è la mediana? La mediana, ve l'ho scritto, è un indice sintetico di posizione, perché vedrete che il fondamentale della mediana è proprio una posizione occupata da un particolare valore che restituisce il valore mediano di una distribuzione. Allora, per calcolare la mediana dobbiamo fare attenzione a una cosa: la distribuzione dei valori deve essere ordinata dal più piccolo al più grande, dopodiché la mediana è il dato che occupa il posto centrale, è il valore che sta a metà di tutti i dati, ma mi raccomando, la distribuzione deve essere ordinata. Se viene meno questo requisito, il valore che calcolate può non essere corretto. Allora, la mediana è un indicatore che si può calcolare sicuramente per i caratteri quantitativi. Per quanto riguarda i caratteri qualitativi, diciamo di no. C'è un caso controverso nella letteratura, diciamo scientifica, che è quella dei caratteri qualitativi ordinati. Secondo alcuni autori, alcuni matematici, si potrebbe comunque calcolare, anche se sono caratteri qualitativi, proprio perché c'è un ordinamento interno, ma poi vi farò vedere con un esempio come si fa e le criticità del caso. Detto questo, vi ribadisco, la distribuzione deve essere sempre ordinata come prima cosa, dopodiché abbiamo detto che la mediana è il valore che occupa il posto centrale, è quella che sta direttamente a metà di tutta la distribuzione. C'era una vecchia definizione che diceva che la mediana lasciava al di sotto di sé il 50% dei dati e al di sopra di sé il rimanente 50% dei dati. Ciò significa che la mediana è quel valore che sta esattamente al centro, è un valore mediano. Ma vediamo gli esempi di calcolo della mediana. In questo caso io vi presenterò soltanto due casi, eviteremo la distribuzione con le classi perché richiede una formula un po' più complessa, lasciamola lì, vediamo in generale le cose, quelle che sono base. Allora, partiamo dalla distribuzione semplice dei dati. Dicevo distribuzione semplice perché abbiamo l'elenco di tutti i nostri dati e dobbiamo calcolare in questo caso la mediana. Ricordatevi, ve lo scrivo subito così vi rimane bello in mente, la prima cosa che dovete controllare è che i dati siano ordinati. Se lo sono già, bene. Se non lo sono, fate voi questo passo. Allora, 5, 2, 3, 2, 2, 5, 7, 7, 4. Facciamo che siano i giorni di vacanza trascorsi durante l'estate 2020 da 9 persone e notiamo praticamente che i dati però non sono ordinati. Quindi parto dal più piccolo, ho 2, questo qui, poi ho questo 2, di 2, 2, 2. Dopo il 2 ho questo 3, dopo il 3 ho questo 4, poi si tratta di mettere questi 2 5 e poi alla fine si tratta di mettere questi 2 7 se non ho perso niente per la strada. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abbiamo n che sono 9 dati come potete vedere. Il numero dei dati qui è fondamentale perché noi dobbiamo guardare se il numero dei dati è un numero dispari oppure se il numero dei dati è un numero pari. Perché nel nostro caso 9 dati sono dispari. Che cosa succede? Che nel caso di dati dispari la mediana si trova con facilità perché noi abbiamo detto che è il dato che sta a metà. Qui a occhio lo vediamo bene, la mediana è il numero 4, perché se notate
prima del 4 rimangono 4 valori, dopo il 4 rimangono gli altri 4 valori e il 4 è il numero che sta esattamente a metà. Quando sono pochi dati lo vedete a occhio, quando i dati sono di più vi conviene utilizzare una formuletta. La formula che dovete applicare vi dà il posto, la posizione occupata dal numero mediano e basterà fare il numero dei dati più 1 diviso 2. Se lo fate nel nostro caso il numero dei dati è 9 più 1 10 diviso 2 fa 5, quindi la mediana è il dato che occupa il quinto posto. Contiamo primo posto, secondo posto, terzo posto, quarto posto. Guardate un pochino, qui siamo proprio al quinto posto e quindi la mediana è il numero 4. È il numero 4, vuol dire che il numero di giorni mediano è 4 giorni. Questo riguardava la situazione di avere un numero di dati dispari. Vediamo cosa succede con un numero di dati pari. Abbiamo la situazione da questa parte. Vi ricordo, come sempre, ordinate i dati se non avete i dati già al posto corretto. Io do un'occhiata e mi accorgo che non sono in ordine corretto, quindi vado a ordinarli. Prima metterò il numero 2, poi ho 2 e 3, 3 e 3, poi ho il numero 4, poi ho i 2 e 5 e dovrebbero rimanere i 2 e 7 giorni. Ok, allora a questo punto i dati sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se notate è un po' un problema trovare il valore che sta esattamente a metà, perché se prendo il numero 4, prima di sé ha 3 numeri, dopo di sé ha 4 numeri, vedete che non sta esattamente a metà. Ma se prendo il numero 5, prima del 5 ho 4 numeri, dopo il 5 ne ho 3. Di nuovo neanche il 5 sta esattamente a metà. Allora, che cosa dobbiamo fare quando si tratta di avere un numero pari di dati? Quando avete un numero pari di dati, voi trovate due valori che occupano il posto centrale. Come in questo caso, i due valori che occupano il posto centrale sono il 4 e il 5. A questo punto la mediana sarà la loro media. Quindi io farò 4 più 5 diviso 2, viene 9 diviso 2, fa 4,5. Quindi 4,5 è il valore mediano. Praticamente come se si arrivasse a posizionare un numero qua in mezzo tra i due, che è dato proprio dalla media dei due e che quindi nel nostro caso specifico è il numero 4,5. Quindi anche in questo caso è molto facile trovare i valori che stanno a metà, perché i dati sono pochi. Se avete più dati, anche in questo caso vi conviene utilizzare una formuletta. La formula che utilizzate di nuovo non vi dà il valore mediano, ma vi indica la posizione occupata dal valore mediano. In questo caso voi dovrete fare la media aritmetica dei due valori che occupano il posto n fratto 2 e il posto n fratto 2 più 1. Vedete che trovate con queste due formule n fratto 2 e n fratto 2 più 1, trovate i due posti, le due posizioni, dopodiché due dati che occupano quelle posizioni li mettete insieme, dalla loro media aritmetica uscirà la mediana. Proviamo a verificarlo nel nostro caso. Noi avevamo 8 dati, quindi se noi facciamo 8 diviso 2 fa 4, quindi il primo dato da prendere è quello che occupa il quarto posto, e nel secondo caso dobbiamo fare 8 fratto 2 più 1, quindi 4 fratto 1, quinto posto. Allora, adesso andiamo a vedere quali sono i due valori che occupano questi posti. Quindi il quarto posto è rappresentato dal numero 4, il quinto posto per puro caso è rappresentato dal 5. Se fate la media aritmetica 4 più 5 diviso 2, vedete che ottenete la mediana
di prima, quindi andate a trovare le due posizioni n fratto 2 più 1, i dati che occupano quel posto, dalla loro media esce la mediana. Questo è il calcolo della mediana nel caso di una distribuzione semplice dei vostri dati. Cosa succede? Ecco, vi dicevo in un esempio come questo. Alcuni matematici statistici dicono che in una situazione come questa sarebbe comunque possibile calcolare la mediana, perché è possibile, visto che si tratta di un carattere qualitativo ordinato, è possibile fare questo ordinamento dei dati. Allora, intanto potete notare che i dati non sono ordinati, li devo ordinare io, dal più piccolo al più grande, il più basso di tutti. Immaginate che questo sia il questionario di gradimento di un servizio richiesto durante una vacanza, di un hotel, di una crociera, eccetera. Vedete che il valore più basso è per nulla, che si ripete tre volte, quindi farò per nulla la prima volta, per nulla la seconda volta, per nulla la terza volta, abbrevio un po' per comodità, quindi questi li ho messi, dopo per nulla ho questo abbastanza. Fate conto che questo sia abbastanza, poi ho 1, 2, 3, poco, 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 e infine ho 1, 2, 3, 4, molto, 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 e l'ultimo molto. Ok, sono in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dati. Se usiamo la strategia di prima, per quanto riguarda un numero di dati dispari, troviamo facilmente il valore che sta a metà. O lo vedete a occhio, oppure potete fare il calcolo che vi ho insegnato prima, calcolare la posizione occupata e andare a vedere qual è il dato che sta in quel posto. Se facciamo la posizione occupata, abbiamo detto che n è uguale a 11, faccio 11 più 1 diviso 2, viene 12 diviso 2, 6. La mediana è il valore che sta al sesto posto. Conto primo posto, secondo posto, terzo posto, quarto posto, quinto posto. Questo è il sesto posto. Quindi significa che nel nostro caso la mediana sarebbe rappresentata dal giudizio poco. Vedete che poco lascia prima di sé 5 valori e dopo di sé i rimanenti 5 valori, quindi occupa proprio il posto centrale, quindi questo sarebbe il valore mediano. Allora, dov'è che si obietta l'applicazione anche in una situazione come questa? Immaginatevi di avere un numero pari di dati e di trovare nelle due postazioni n fratto 2, n fratto 2 più 1 abbastanza e poco. Si tratta poi di fare la media aritmetica di due parole, che è impossibile. Sì, un'indicazione, un giudizio di valore ce lo avete sicuramente. Se la mediana sta tra abbastanza e poco, il servizio non è stato un granché per la clientela, per cui l'idea del valore di informazione statistica richiesta c'è, però sicuramente è poco precisa, soprattutto non ha i canoni richiesti dei metodi scientifici, che vogliono qualche cosa comunque di certo, preciso e comunque che abbia sempre una correttezza scientifica. Bene, e andiamo all'ultimo caso, il caso della distribuzione di frequenza. Ecco, siamo sempre a giorni di vacanza, però questa volta coinvolgendo 130 persone, abbiamo dovuto lavorare con le tabelle di frequenza per maggior comodità. Allora, in questo caso abbiamo praticamente due modi per poterlo calcolare. Uno è un metodo grafico e un metodo tabellare. Io preferisco farvi vedere il metodo tabellare, che è comunque più comodo e più veloce da fare. L'unica cosa che nel momento in cui usate il metodo tabellare dovete calcolare le frequenze relative. Noi abbiamo già imparato a conoscere le frequenze relative tra le prime elaborazioni che si possono fare a livello statistico con una tabella. Se vi ricordate, la frequenza relativa
era la divisione tra la frequenza assoluta e il totale delle frequenze. Se vi ricordate, le frequenze assolute le chiamavamo n con i, la frequenza totale n maiuscolo, la frequenza relativa è n con i fratto n. Quindi nel nostro caso sarebbe 10 fratto 130, 30 fratto 130, 40 fratto 130, di nuovo 30 fratto 130 e 20 fratto 130. Ho fatto i calcoli, quindi 10 diviso 130 viene 0,08 arrotondato a due decimali, poi 0,23, 0,31, 0,23, 0,15. Ricordatevi che la somma deve venire 1, se non viene 1 dovete in qualche modo aggiustare i dati nell'arrotondamento per arrivare ad avere 1. Ma non basta calcolare la frequenza relativa, per calcolare la mediana abbiamo bisogno di fare la frequenza relativa cumulata. Vi ricordate come funzionava la frequenza relativa cumulata? Noi non l'avevamo calcolata direttamente, avevamo fatto le cumulate delle frequenze assolute, delle percentuali, perché più interessanti. Andiamo a fare la stessa cosa, però lavorando sulla colonna delle frequenze relative. Quindi la prima frequenza cumulata coincide con la prima frequenza relativa, 0,08, poi dobbiamo cumularla alla seconda. Ricordatevi, la somma e il risultato vi darà la seconda frequenza cumulata. 0,08 più 0,23 fa 0,31. La seconda 0,31 verrà cumulata con l'altro 0,31 e ci darà 0,62. Così via con tutte le altre, 0,62 più 0,23 darà come risultato 0,85, infine 0,85 più 0,15 dovrebbe dare il cumulo di tutti i valori e quindi arriviamo al totale delle frequenze relative che sono 1. Benissimo, a questo punto i giochi sono fatti, perché che cosa fate? Siccome la mediana è il valore che vi dicevo lascia sotto di sé il 50% dei dati, significa 0,50 e al di sopra di sé il rimanente 0,50. Voi andate nella colonna delle frequenze relative cumulate e cercate il primo valore che supera il 50%. Vedete che il primo valore che supera il 50%, quindi maggiore del 50%, e questo 0,62. Ancora una volta ricordatevi sempre che la mediana, come la moda, come la media aritmetica, non è mai una frequenza, ma è sempre la modalità. Quindi questo 0,62 vi fa risalire alla modalità corrispondente, che è 3 giorni di vacanza, e quindi posso dire che in questa distribuzione la mediana corrisponde a 3 giorni di vacanza per l'estate 2020. Quindi, una volta che avete le frequenze relative cumulate, ripeto, andate a prendere la prima che supera il 50%, la modalità ad essa corrispondente è la mediana. Attenzione, non capita spesso, ma qualche volta capita. Se vi viene esattamente il 50%, se vi viene esattamente il 50%, vuol dire che siete in una situazione un po' borderline. E quindi voi che cosa fate? Significa che la mediana è a metà tra il dato relativo a quello 0,50 e quello successivo, quindi prendereste quello relativo allo 0,50 e quello successivo e fareste la media aritmetica. Nel caso in cui vi capiti questa situazione, ecco, ricordatevi che avete una situazione simile a quella del numero di dati pari. E questo è l'ultimo caso di mediana che facciamo. Voi vi domanderete, ma a che cosa serve la moda o la mediana quando noi abbiamo già la media aritmetica, che è un valore molto comodo, è facile da calcolare, tutti lo sanno fare fin dai tempi di scuola?
Ricordati che ciascuna di essi vuole dare un'indicazione statistica differente. Sicuramente la media aritmetica è il valore più preciso perché tiene conto di tutti i dati che avete raccolto. La moda è il valore più rilevante perché corrisponde alla massima frequenza. Quindi, se voi avete bisogno di avere il dato di peso maggiore, non fate la media aritmetica, ma fate la moda. Vi ho fatto l'esempio per chiedere chiaramente un contributo maggiore sulle pubblicità in televisione. Non guardano la media aritmetica delle programmazioni, ma guardano quali sono gli orari del palinsesto più seguiti dagli spettatori. A quel punto lì chiederanno più soldi alle pubblicità che verranno proiettate in quella fascia. E invece a che cosa serve la mediana? Allora, la mediana a questo vantaggio guarda la posizione centrale, quindi risente molto meno dei valori estremi. Vi faccio un esempio molto semplice per farvi capire. Allora, immaginatevi di avere questi dati, metto dati piccoli per 1, 15, 16, 15, 16, 16, 15, 50. Immaginatevi di avere questi dati e di voler trovare un numero che li rappresenti bene. Noi abbiamo visto che il numero che rappresenta bene un dato è un numero medio, che può essere quindi la media aritmetica, la moda o la mediana per noi. Allora, per calcolare la media aritmetica noi dovremmo fare 1 più 15 più 16 più 15 più 16 più 16 più 15 più 50 e dividere per il numero di dati che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dati. Capite che la somma diviso 8, tenendo presente tutti i dati, quindi anche 1 che è il più piccolo e 50 che è il più grande, il numero che ne uscirà risente anche di questi due valori qua. Ma notate una cosa, la maggior parte dei valori è concentrata tra 15 e 16. Sembra che l'1 o il 50 siano dei valori che non hanno significato, magari degli errori di compilazione, magari semplicemente la presenza di persone che con tutte le altre c'entravano poco. In una situazione di questo genere, meglio calcolare la mediana, perché la mediana, guardando i valori centrali, è più vicina ai dati che sono al centro e che, guarda caso, sono proprio tutti uguali. Quindi la situazione è come questa, vi volevo far vedere la differenza calcolando la media e la mediana. La media aritmetica, facendo il solito calcolo, è venuta 18. Vedete che questo 18 è stato ottenuto usando tutti i dati, quindi l'effetto dell'1 e l'effetto del 50 sono all'interno di questo calcolo. Se io invece calcolo la mediana, innanzitutto ordino i miei dati dal più piccolo al più grande, quindi 1, 15, 15, 16, 16, 50. Poi, essendo un numero pari di dati, prendo i due valori che occupano il posto centrale, che sono il 15, c'è il 16 e faccio la media aritmetica. Vedete che la mediana viene 15,5. Se a occhio vi chiedessi qual è il valore che rappresenta meglio questa distribuzione, tutte concordereste con me che è 15,5, perché è vero che 18 non è tanto lontano, però comunque tutti i dati sono 15 o 16, quindi 15,5 è sicuramente più rappresentativo. Quindi se vedete uno statistico, quando vede che i dati sono molto concentrati all'interno e soltanto all'esterno ci sono dei valori anomali, è molto meglio che calcoli come valore medio una mediana piuttosto che una media aritmetica. Quando invece i dati hanno tutti lo stesso peso, a quel punto meglio la media aritmetica. Quando mi interessa il valore più frequente, allora uso la moda. Vedete che ciascun valore medio ha il suo perché, ha la sua, il suo contesto di applicazione. E con questo termino la puntata dei valori medi. Medie analitiche, medie lasche, vi ho già detto che non sono le uniche che ci sono in statistica, ma sono sicuramente le più importanti. E poi continueremo nelle elaborazioni con i nostri dati per dar maggior valore ai valori medi, si va a calcolare gli indici di variabilità. Ma questo la prossima puntata. Grazie per l'attenzione.